e se non mi uccido, visto appunto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non sono a casa, come potete ben vedere, ma mi trovo a Troppo, che è uno dei borghi friulani inseriti nella lista dei borghi belli italiani. Più precisamente vi posso dire che il borgo si compone di due nuclei distinti e in questo momento mi trovo in quello che viene chiamato Masi di Troppo, che è quello più orientale e comprende anche la chiesa parrocchiale di San Lorenzo, che è qui davanti a me e che adesso voi vedrete. Attraverso Via dei Masi, che è quella che sto percorrendo ora, mi sto spostando verso il secondo nucleo che compone appunto il borgo di Troppo, che è la borgata di Pino, che è quella più occidentale e si trova ai piedi del castello. Il percorso che sto facendo io, peraltro, potete replicarlo piuttosto agilmente e facilmente perché è ben segnalato, ci sono degli cappelli un po' vecchiotti, ma comunque ben segnalato. E peraltro ci sono comunque ogni maso, quelli più importanti penso, ha delle tabelle informative che appunto con anche la mappa, per cui sapete sempre dove siete, non vi serve Google Maps in questo caso. E quello che vedete dietro di me, poi ho anche il sole in faccia ma va bene, è il palazzo Troppo Wassermann, che è uno dei palazzi principali qui a Troppo ed è un interessante esempio di dimora signorile di campagna. Purtroppo oggi è chiuso, c'è anche una piccola chiesetta qui in parte, anche questa è chiusa, che è la chiesetta di San Gerolamo. E adesso vi porto a quello che è forse l'attrazione principale di Troppo, che è il castello, si trova un po' più su. Vi faccio partire anche Relive, in modo tale che magari se volete potete dare un'occhiata anche alla traccia GPS e noi ci vediamo lungo il percorso e anche in cima. Come vi faccio vedere, questi qui sono per l'appunto i resti del castello, che è stato restaurato nel 2012 e domina la piana e l'abitato. Avete visto anche la parte appunto di percorso molto ben segnalato, e impossibile perdersi. E si arriva quassù e adesso io scenderò facendo diciamo un altro percorso, quindi non ripercorrendo sempre gli miei stessi passi, ma se in teoria, se ce la faccio, volevo allungare un pochino il percorso per scendere. In ogni caso la vista qua è uno spettacolo, mi dispiace che non ci siano nuvole particolarmente attraenti per appunto fare un timelapse decente, ma vabbè. Però c'è lui. Bene ragazzi, sto ritornando lentamente verso la macchina, sono di nuovo in paese come potete vedere
Il pezzo che avete visto di discesa, se devo essere sincera, io non ve lo consiglio. Ho seguito delle tabelle che sono, presumo, quelle della Tirrenian Marathon Bike, e ci sono dei pezzi piuttosto, appunto, in discesa, piuttosto pericolosi, secondo me. Quindi non ve lo consiglio, soprattutto se, come la sottoscritta, non avete l'attrezzatura adatta, in particolare le scarpe. Io ho delle scarpe da ginnastica, quindi sono finita a gambe all'aria, in un punto solo, per fortuna. In ogni caso, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, appunto, lasciate un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, perché arriveranno altri video anche sul genere, spero. Se siete stati a Toppo, se vi è incuriosito, lasciate un commento qui sotto dicendomi cosa ne pensate. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!